Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Questo tag si intitola Icons Tag, quindi il tag delle icone. E io sono stata taggata da Riccardo del canale True Colors, che ringrazio e saluto, ma il tag è stato ideato da Melania Costantino e Paola Style. Vi lascio come al solito tutti i riferimenti e tutti i link dei canali in info box. Questo tag è molto particolare e molto diverso da tutti gli altri tag che avete visto finora sul mio canale, perché questo, secondo me è più profondo e suscita delle riflessioni che possono essere veramente molto importanti. Io credo che, le persone che hanno ideato questo tag in qualche modo volessero proprio questo, cioè, portare uno stimolo di riflessione su dei temi comunque di importanza, diciamo, notevole. E quindi io sono molto contenta di rispondere a questo tag. Come vi dicevo, questo tag è diverso dagli altri, quindi non sono le classiche domande che si susseguono una dietro l'altra, ma è un tag che a partire da un'icona, quindi un personaggio famoso del cinema, della musica, dello spettacolo, propone una riflessione e poi fa una domanda specifica su un tema particolare. Però direi che il modo migliore per farvi capire come è strutturato questo tag è iniziare, quindi partiamo subito con la prima icona che è Marilyn Monroe. Ha rappresentato la femminilità sorridente, provocante e fatale, ma dietro quell'immagine si nascondeva una donna dal passato difficile e dall'interiorità travagliata. Quanto l'apparire definisce il nostro essere? Per rispondere a questa domanda io vorrei fare una distinzione. Dipende, l'apparire può definire il nostro essere in misura maggiore o minore a seconda del contesto di vita nel quale noi siamo inseriti. Perché è ovvio che se noi abbiamo una vita, sociale e mondana di un certo livello, se siamo comunque inseriti nel mondo dello spettacolo, se in qualche modo abbiamo sempre tutti i riflettori puntati addosso, è ovvio che non sempre l'apparire può definire il nostro vero essere, perché molto spesso queste persone, per esigenze, di lavoro o comunque per mantenere il personaggio che si sono creati e mantenerlo comunque sempre in un certo modo, sono costrette molto spesso ad apparire in un modo che magari non rispecchia proprio esattamente la loro personalità o il loro stato d'animo di quel momento. Ma se noi parliamo di persone comuni, quindi non persone famose, ma persone che hanno una vita normale, escono al mattino, vanno a lavorare, fanno la spesa al supermercato, poi tornano alla sera e stanno con la propria famiglia, quindi persone, diciamo che non devono stare sotto i riflettori, io credo che per il 90% delle volte l'apparire possa definire il loro vero essere. Anche se ovviamente nella società noi siamo sempre costretti ad indossare, diciamo, una piccola maschera perché per essere adeguati a livello sociale è ovvio che alcune regolette, diciamo così, le dobbiamo rispettare. Non possiamo, ad esempio, andare in giro nudi senza vestiti, perché se lo facciamo veniamo rinchiusi immediatamente. Quindi ci sono delle regole sociali che vanno rispettate e che questo faccia parte o meno della nostra personalità, per il decoro e per comunque essere adeguati socialmente, le dobbiamo sempre mantenere. Però, diciamo che nei limiti della normalità, io credo che una persona comune il più delle volte appaia così come si sente internamente. A me è capitato spesso di vedere delle persone molto trascurate, quindi vestite, non dico vestite male, ma proprio trascurate, trasandate, e io spesso mi sono chiesta se quel modo di apparire rispecchiava magari davvero qualcosa che si portavano dentro, uno stato d'animo particolare. E il più delle volte effettivamente è emerso che loro apparivano così perché si sentivano esattamente così come apparivano, quindi si sentivano tristi, trascurate, buie in qualche modo. Mi è stato detto una volta da una persona che si sentiva l'animo buio ed effettivamente era una persona che appariva proprio in quel modo. Quindi molto spesso c'è diciamo una corrispondenza tra l'apparire e il modo di essere. Ovviamente io sto dando una risposta generale, perché poi ci sono sempre i singoli casi, ci sono sempre le singole situazioni. Però, insomma, diciamo che in linea generale, questo è il mio punto di vista su questo tema.
Andiamo avanti, la seconda icona è Freddie Mercury. Un re incontrastato della musica internazionale, dei propri look ne ha fatto la colonna portante delle proprie esibizioni ed è stato uno dei primi personaggi famosi a rendere pubblica la propria omosessualità. Sono passati molti anni. Ebbene, è ancora necessario oggi che grandi personalità si espongano per educare alla libertà di identità sessuale? Io credo in parte di sì, dico in parte perché io ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza negli anni 80 e negli anni 90 e in quel periodo credo che chi è della mia generazione o comunque chi è dopo la mia generazione possa ricordarlo bene, in quel periodo non era assolutamente facile dichiarare di essere omosessuali ed essere accettati senza nessun tipo di problema, perché purtroppo in quegli anni lì gli omosessuali venivano emarginati e additati come un qualcosa dai quali stare lontani. Io mi ricordo che quando andavo all'elementare o quando andavo alle medie, se per caso su una persona cominciavano a girare la voce che potesse essere omosessuale, automaticamente veniva emarginato e se una persona per qualche motivo si avvicinava a lui o a lei, e in qualche modo faceva vedere che comunque lo conosceva o gli parlava senza nessun problema, automaticamente veniva emarginata anche la persona che si avvicinava a lui. Purtroppo questo nelle scuole degli anni 80 e degli anni 90 succedeva. Magari non succedeva in tutte le scuole, però io devo dire che ho parlato con tantissime persone della mia generazione che hanno frequentato anche scuole diverse dalle mie e purtroppo questa cosa era comune e succedeva un po' da tutte le parti. Quindi oggi, per fortuna, dichiarare di essere omosessuale non comporta necessariamente, comunque non automaticamente, un'emarginazione. Anche se ovviamente ci sono sempre delle piccole sfumature e ci sono delle cose che vanno migliorate e delle cose che devono ancora cambiare. Però rispetto agli anni che ho vissuto io, devo dire che oggi sono cambiate tante cose. Io ho visto comunque quella situazione, vedo quella di oggi e devo dire che per fortuna le cose oggi sono molto molto migliorate, anche se, come dicevo prima, non sono ancora soddisfatta del cambiamento, perché io credo che si debba fare ancora di più e credo che sia necessaria ancora maggiore educazione, sia nelle scuole, ma comunque anche al di fuori delle scuole. Proprio deve essere fatta un'educazione generale per mettere in testa alle persone che l'omosessualità non è una malattia contagiosa, ma è semplicemente un orientamento sessuale di una persona che ha scelto persone del suo stesso sesso anziché persone del sesso diverso. Quindi, insomma, questo per dire più o meno come la penso io. Quindi per rispondere alla domanda, secondo me sì, in parte è ancora necessario che le grandi personalità si espongano per educare appunto all'identità sessuale, anche se ovviamente deve essere sempre una scelta fatta in modo consapevole, perché il fatto di essere una grande celebrità omosessuale non significa per forza che si debba mettere in piazza una cosa privata per educare all'identità sessuale, quindi non deve essere un compito che loro hanno e che devono per forza assolvere. Diciamo che se una persona in vista è omosessuale e se la sente di dichiarare la propria omosessualità, sicuramente è una cosa utile e necessaria per dare sempre maggiore educazione all'identità sessuale. Andiamo avanti. Twiggy, icona delle prime donne filiformi. Come possiamo oggi far comprendere che la bellezza non risiede e non può essere determinata dal peso? Questa è una bella domanda. È molto difficile rispondere a questa domanda perché purtroppo il peso, secondo me, è ancora troppo considerato come, standard di bellezza o di non bellezza di una persona. Però io vorrei fare una riflessione su questo.
Quando si parla di bellezza che non può essere determinata dal peso, molto spesso si pensa alle persone che di chili ne hanno troppi, quindi si pensa che la donna filiforme sia quella considerata bella e quella non filiforme sia quella che viene considerata comunque non così bella e che comunque dovrebbe dimagrire perché se dimagrisse sarebbe ancora più bella. Però io credo che anche quando una persona è magra, non se la passi così bene. E io qua parlo per esperienza personale. Io sono magra e da tutta la vita mi sento dire dalle persone che sono troppo magra. Mi sento chiedere se mangio abbastanza, mi sento chiedere come mai non prendo qualche chilo. Insomma, è tutta la vita che, passatemi il termine, mi rompono le palle perché io sono troppo magra. Io sono così, sono come mi sento di essere e mi piacerebbe veramente essere accettata con qualche chilo di meno, così come se ne avessi qualcuno di più, vorrei essere accettata anche con quei chili in più. Purtroppo molto spesso le persone non si rendono conto di quanto sia insensibile andare da una persona e fargli notare il suo stato di magrezza o di non magrezza. Quindi quando una persona, diciamo, è più magra o comunque ha dei chili in più, purtroppo molto spesso gli viene fatto notare e non ci si rende conto di quanto questo sia indelicato. E questa era una parentesi, però per dire che anche quando si è magri, non è detto che comunque sia tutta una passeggiata, perché molto spesso le persone lo fanno notare. Quindi, dopo tutta questa lunga premessa, rispondo alla domanda e dico che secondo me, per far capire alle persone che la bellezza non risiede nel peso, né quando il peso è troppo, né quando il peso è poco, sarebbe necessario fare un po' come è stato fatto per l'omosessualità, quindi esporre persone che magari sono persone dello spettacolo, della musica o comunque persone che in qualche modo sono amate per le loro capacità artistiche, musicali, cinematografiche, quello che è, e far capire attraverso appunto questa esposizione che la bellezza non risiede nel peso. Ovvio che non è una cosa facile perché purtroppo i canoni di bellezza attuali sono ancora quei canoni che comunque si basano spesso su persone che hanno un fisico perfetto. Perché guardate un po' e chiedetevi se avete mai visto una valletta che sia in sovrappeso. No, perché se succedesse sarebbe una cosa che verrebbe considerata ridicola e questa è una cosa tristissima secondo me, perché una valletta potrebbe essere bravissima anche con i suoi chili di troppo. Questa ovviamente è solo la mia opinione, però insomma io la vedo così. Passiamo al prossimo personaggio, Lapo Elkan, rampollo della famiglia Agnelli. È divenuto per lungo tempo icona di stile, eppure la cronaca ne ha registrato comportamenti al limite con la sopravvivenza. La ricchezza rende davvero felici? Io mi auguro di no, nel senso che io spero che anche le persone che non sono ricche possano essere felici. Però, ragazzi, diciamo le cose come stanno. La ricchezza, comunque, può essere utile per togliersi determinate preoccupazioni. Quindi, sicuramente una persona ricca può permettersi uno stile di vita e può permettersi delle cose che una persona non ricca non si può permettere. Quindi forse è vero che la ricchezza non fa la felicità, tanto è vero che ci sono tantissime persone anche nella storia che sono state ricche, sono state terribilmente infelici, come ci sono persone povere che sono state felici e per fortuna è così. Però è vero che la ricchezza sicuramente può essere d'aiuto per sistemare determinate cose che magari sono motivo comunque di preoccupazione e di infelicità. Io ad esempio nel mio piccolo mi rendo conto che la maggior parte del mio nervosismo, delle mie preoccupazioni, della mia insoddisfazione sono dovute al fatto che dal punto di vista economico io non sono mai riuscita a raggiungere una stabilità.
ovviamente parlo di me come persona, non di me come famiglia, perché ovviamente io ho la grandissima fortuna di avere due genitori che comunque sono con me generosi e mi aiutano, ho la fortuna di avere un compagno che ha un bellissimo lavoro e che comunque, diciamo, manda avanti la famiglia è composta da due persone nel nostro caso, che siamo io e lui manda avanti la nostra famiglia. E io ho una grande fortuna, quindi io non posso dire di essere una persona sfortunata, una persona che deve fare l'elemosina per mangiare tutti i giorni, assolutamente no. Però, tuttavia, il fatto di non essere mai riuscita a raggiungere una mia indipendenza economica, quindi qualcosa di mio, di aver costruito comunque una stabilità e un equilibrio dal punto di vista finanziario, mi ha sempre pesato ed è motivo, non dico di infelicità, perché non sono infelice, però è motivo comunque di preoccupazione e di insoddisfazione. Quindi se io domani mattina mi svegliassi e mi accorgessi che sono diventata ricca, io sarei contenta, sono onesta e lo dico in totale sincerità. Andiamo avanti. Mina, insuperabile cantante che ha dettato la moda del suo tempo, imprigionata dalla sua immagine, decide di ritirarsi dalle scene e non apparire più in pubblico. Quanto è condivisibile questa scelta? Se oggi apparisse sui palcoscenici, appesantita dai chili e dall'età, sarebbe meno amata? Se lei ha fatto quello che ha fatto, probabilmente si sentiva di farlo e ha ritenuto che quella fosse la cosa più giusta per se stessa in quel momento. Io credo che sia condivisibile dal momento in cui lei si è sentita di fare questa cosa, quindi sicuramente. E se ho la domanda, scusate, mi sono persa. Se oggi apparisse sui palcoscenici appesantita dall'età e dai chili di troppo, sarebbe meno amata? Io credo di no, perché comunque Mina, è sempre stata amata, ha sempre rappresentato davvero un'icona della musica, quindi io credo che se riapparisse sulle scene le persone, sarebbero contente, perché chi la ama, chi l'ha amata, continuerebbe comunque ad amarla. Anche se sono sincera, credo che il fatto di vederla con dei chili di troppo e appesantita anche dall'età, probabilmente in alcune persone potrebbe suscitare qualche giudizio, perché diciamo la verità, le persone poi molto spesso giudicano, quindi molto spesso succede di vedere un personaggio televisivo che ricompare dopo un po' di tempo e di leggere dei commenti del tipo, ma guarda come si è ridotto, è ingrassato, è invecchiato, eccetera. L'ho letto tante volte, quindi magari ci sarebbero delle persone che si spingerebbero a commenti di questo tipo. Però io credo anche che se lei ricomparisse e cantasse una delle sue canzoni nel momento in cui sentiamo arrivare la sua voce nelle nostre case, nelle nostre orecchie, nella nostra mente, nella nostra anima, i chili di troppo, l'età e tutto quello che è sparirebbero completamente e sarebbe sicuramente amata ed acclamata. Questa ovviamente è la mia opinione. Ultima domanda. Un'icona in cui ti identifichi o che costituisce il tuo ideale. In realtà non c'è nessuno in cui io mi identifico, è molto difficile che io mi identifichi in qualcuno, però c'è diciamo, un personaggio che è diventata indiscutibilmente un'icona del cinema italiano che mi piace molto, quindi non è un'icona alla quale io mi ispiro, mi identifico o cose del genere. Però è comunque un personaggio che mi è sempre piaciuto molto e sto parlando di Anna Magnani. Lei ha rappresentato indubbiamente il cinema italiano, però ha rappresentato anche una donna che sicuramente metteva grande passione in tutto quello che faceva, ma è stata capace di, diciamo, essere forte e fragile allo stesso tempo, perché lei la sua fragilità non l'ha mai nascosta, però dall'altra parte ha anche sempre dimostrato di essere molto forte e di affrontare questa fragilità e queste sue, diciamo, situazioni di vita non facili, perché Anna Magnani non ha avuto per niente una vita facile,
ha sempre fatto vedere di essere capace ad affrontarle con grande forza e quindi è un personaggio che comunque io ho sempre ammirato molto, anche se è morta prima che io nascessi, perché è morta nel 73, però comunque diciamo che il suo personaggio in qualche modo mi è sempre piaciuto, oltre che ovviamente ad essere una grande attrice, ad essere un'icona del neorealismo, perché ha portato comunque una grande interpretazione di certi contesti di vita reale sul grande schermo. Quindi, insomma, secondo me quella è un'icona indiscutibile. Ok, ragazzi, mi fermo perché credo che questo video sia durato tantissimo. Io ho perso la cognizione del tempo. Devo taggare perché l'ultima domanda chiedeva di taggare. Io vorrei vedere questo tag riprodotto da Chiacchiere sul divano e la stanza di Scarlett. Poi, ovviamente, taggo anche tutti i miei iscritti al canale e anche quelli che non sono iscritti al canale e che magari capiteranno su questo video e vedranno questo tag. Io invito veramente tutti a fare questo tag perché le diverse opinioni e i diversi punti di vista credo che potrebbero stimolare ancora di più alla riflessione, quindi portare, diciamo, avanti lo scopo che poi è quello di questo tag, secondo me, stimolare riflessioni e confronti da vari punti di vista. Quindi fate il tag e se lo fate fatemelo sapere nei commenti così vado a vederlo. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.